Lo giudichiamo non sufficiente, non abbiamo avuto risposte rispetto alle richieste che chiedevamo. Noi abbiamo chiesto un modello a largo consumo da aggiungere alla 500 elettrica e alla linea Maserati. Oggi per noi la 500 elettrica non rappresenta in termini di volumi la possibilità di recuperare e saturare l'impianto. L'azienda è più ottimista rispetto alla questione degli incentivi. Noi pensiamo che le due Maserati attuali rispetto alle 5 dell'anno scorso, il dimezzamento della produzione della 500 elettrica non siano sufficienti. Bisogna metterci un nuovo modello a largo consumo. Abbiamo chiesto, non ci è stata data alcuna risposta. Abbiamo anche ribadito di anticipare il lancio delle produzioni delle Maserati elettriche perché la prima è prevista nel 2028, non c'è stato nulla. Per noi è fondamentale che vengano date delle risposte concrete, perché diversamente non vediamo come si possa cogliere l'obiettivo del milione di vetture a livello nazionale senza avere la presenza importante di Mirafiori e del comprensorio di Torino.